Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come sapete, se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che appena ho approfondito, ho pensato immediatamente che sul mio canale potrebbe addirittura risultare controverso e ribaltare le posizioni di molte persone che visualizzeranno questo video. Quindi sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo caso e dei suoi protagonisti. Anche questo caso è un caso italiano, per la vostra gioia. Partiamo da una data in particolare per poi fare un balzo indietro, proprio per entrare nello specifico nelle dinamiche della nostra storia. Una storia fatta d'amore, ma anche di violenza. È il 27 febbraio del 2004, quindi era il mio compleanno, quando uno dei personaggi della nostra storia alle 14 viene ritrovato senza vita. Si chiama Bruno Domenico, di anni ne ha 45, e viene ritrovato sulla battigia di Ostia, vicino allo stabilimento balneare Faber Beach. Ed è proprio il DJ di quello stabilimento balneare che si trova su una torretta che dà sul mare a notare qualcosa di strano. Inizialmente gli sembra che il mare stia portando a riva un tronco. Poi guarda meglio e capisce che quello che credeva essere un tronco si rivela avere gambe e braccia. È così che questo DJ chiama i carabinieri. I carabinieri, giunti sulla scena, trasportano il corpo senza vita di Domenico Bruno sulla spiaggia. Fanno un primo esame del corpo e osservano ciò che risulta più evidente. L'uomo ha addosso solo una scarpa, indossa dei jeans, una camicia ormai arrotolata alla vita. Attorno alla cintura dei suoi pantaloni ha delle corde di nylon a cui sono legati dei pesetti di piombo. Quindi il corpo in qualche modo è stato zavorrato, o almeno hanno provato a zavorrarlo. La vittima ha una busta di nylon sulla testa, ormai rotta attorno al collo. Presenta diverse ferite da taglio sul torace, una sul dorso, una sullo zigomo destro e infine anche sulla testa. Domenico Bruno, la vittima, nasce a Catanzaro ed è padre di 4 figli avuti con Luciana Cristallo, dalla quale si è separato nel 2002, quindi 2 anni prima. L'ex moglie di Domenico Bruno, Luciana Cristallo, è la seconda protagonista del nostro caso ed è a questo punto che credo sia il caso di fare un bel balzo indietro. Chiariamoci le idee. Questa storia, dovete sapere, è contrassegnata da un prima e da un dopo. E questo prima inizia effettivamente come una vera e propria favola. Luciana e Domenico si conoscono nel 1982. Lei ha 17 anni, lui ne ha 23. Luciana è a Catanzaro per le vacanze estive ed è sulle spiagge di Copanello che incontra Domenico Bruno. Domenico nasce a Catanzaro, nasce lì e vive lì. Mentre Luciana nasce a Catanzaro, pochi mesi dopo la sua nascita, la sua famiglia si stabilisce a Roma per il lavoro di suo padre. Quindi a Copanello Luciana ci va a passare le vacanze estive. La famiglia di Luciana è di media borghesia. Il padre di lavoro fa il veterinario. E nonostante effettivamente Luciana sia cresciuta a Roma, la sua famiglia è abbastanza tradizionalista. Lei è la quarta di 5 figli, composta da 3 femmine e 2 maschi. Quando Luciana è una ragazzina ed esce, è sempre accompagnata da un suo fratello maschio. Però c'è da dire che quando conosce Domenico è davvero amore a prima vista. Il ragazzo la nota subito, è una gran bella ragazza Luciana. Quindi inizia a farle una corte spietata e appena la ragazza torna a Roma, al termine delle vacanze estive, è lui che inizia a partire da Catanzaro per andarla a trovare. Luciana e Domenico si frequentano per 11 mesi, dopodiché, dopo una fuitina, scattano le nozze, ovviamente desiderate da entrambi e ormai accettate anche dalla famiglia. O meglio, entrambe le famiglie vengono messe davanti al fatto compiuto e non possono fare altro che permettere ai ragazzi di godersi la loro vita. Il matrimonio riparatore in effetti coprirebbe lo scandalo. E comunque Luciana è davvero convinta della sua scelta, anzi è convinta proprio che Domenico sia l'amore della sua vita. Purtroppo credo che questa sua convinzione sia scaturita più che altro dalla sua età, perché Luciana, quando si sposa con Domenico, ha solo 18 anni. Sicuramente però bisogna mettere i puntini sulle i. Domenico a Catanzaro è visto come un gran bel partito, è ricco, è ambito, ma non solo lui, anche la famiglia di Luciana è rinomata a Catanzaro. Però in questa storia è necessario mettere parecchi puntini sulle i e partiamo proprio da questo primo fatto. Domenico Bruno, ahimè, è frutto di un rapporto complicato, diciamo così, in quanto il padre di Domenico era sposato con una donna sterile che non poteva avere figli. Quindi Domenico viene alla luce grazie alla relazione che c'è tra il padre
e la loro collaboratrice domestica, ossia la signora Santa Marinaro. Rimasto vedovo, ovviamente il padre di Domenico sposa la sua collaboratrice domestica, la signora Santa Marinaro, che quindi acquisisce uno status economico di tutto rispetto. Aurora, come già vi ho detto, non poteva avere figli ed era a conoscenza della relazione che c'era tra suo marito e la sua domestica, così come aveva capito che Domenico era frutto della loro storia d'amore. Ma, nonostante questo, quel bambino l'ha accolto e l'ha accudito come se fosse stato realmente suo figlio. Domenico, quindi, per buona parte della sua vita si può dire che abbia avuto due mamme. Sua madre naturale la vede la sera, mentre di giorno passa il tempo con Aurora, che adora. Domenico però non è da meno neanche nei confronti della sua madre naturale. Quindi Domenico vive questa situazione per 10 anni. 10 anni in cui letteralmente è accudito contemporaneamente da due madri diverse che lui adora nello stesso modo. Questa situazione potrebbe essere vista come positiva, d'altro canto più figure positive sono vicine ad un bambino meglio è, giusto? Però quando cresce Domenico apprende di essere frutto di uno scandalo. E questo non riuscirà mai ad accettarlo. Tanto che quando conosce Luciana all'età di 23 anni, sostiene di non avere nessun parente da parte di sua madre. Nonostante Aurora fosse venuta a mancare, Domenico rinnegava assolutamente la parentela di sua madre. Queste persone non esistevano, li estrometteva dalla sua visuale, dalle sue idee. Ma perché Domenico fa questo? Perché Domenico ha un tratto caratteriale molto marcato, ossia ha il bisogno estremo, la smania di fare bella figura, di mostrare sempre un'immagine vincente di sé. L'uomo ha un diploma in geometra, che è rispettabilissimo, va più che bene. Ma no, Domenico vuole di più, vuole apparire al meglio, quindi sostiene di essere un architetto. Arriva a festeggiare una laurea in architettura a Catanzaro. Una laurea che non ha mai preso. Ma sono andata un po' fuori mano, perdonatemi, torniamo sulla retta via. Domenico e Luciana si sposano nel 1983 e vanno a vivere a casa dei genitori di Domenico, in quanto il padre di Domenico, ormai oltre ottantenne, aveva avuto un ictus e quindi la madre pretende che Domenico sia presente. In tutto ciò Luciana viene accolta benissimo da suo suocero, purtroppo ha il piacere di vederlo lucido per poco tempo. Ma al contrario, sua suocera, la madre di Domenico, non apprezza la sua presenza e fa di tutto per renderlo palese. Luciana dice chiaramente che appena si era sposata credeva di star vivendo una favola, ma subito dopo le nozze la sua favola se n'è andata totalmente in frantumi. Prima di tutto Luciana, per Domenico, si stabilisce a Catanzaro, quindi lascia Roma, si allontana dai suoi parenti, dai suoi genitori, dai suoi amici, dai suoi affetti. E nelle sue convinzioni c'era l'idea di crescere insieme a Domenico e quindi di collaborare con lui in qualche modo anche sul piano lavorativo. Ma Domenico proprio non ne vuole sapere di questa cosa. Si rifiuta categoricamente e dopo 2 mesi di matrimonio prende in gestione un ristorante discoteca, il New Life. Così Luciana si ritrova a casa ad accudire suo suocero accanto ad una suocera che non la sopporta, anzi, che la considera proprio un'estranea, mentre Domenico diventa una figura lontana che riesce a vedere davvero per poco, pochissimo tempo. Cosa che non sento a credere, se decidi di prendere in gestione una discoteca-ristorante a casa, al limite ci torni per dormire. Dati i ritmi lavorativi, è difficile fare altro. Oltretutto, seguendo un ragionamento quantomeno logico, Luciana avrebbe potuto andare a lavoro da lui, al locale, anche solo per scambiare 4 chiacchiere durante la serata di sfuggita. Voglio dire, ti fa così schifo avere per una sera tua moglie nel tuo locale? Ebbene sì, a Domenico faceva proprio schifo. Sostiene che non sopporta minimamente la cosa perché è geloso di Luciana. Questo è ciò che dice lui. La verità è che Domenico al New Life ha già le sue storielle. Ci sono delle tipe che frequentano il locale solo per vedere lui. A questo punto Luciana rimane incinta del suo primo figlio, Giuseppe. Ma puntualmente la suocera di Luciana è pronta a rovinare quel momento di gioia, in quanto mette in dubbio la paternità di Domenico. Domenico non è mai a casa, quindi sicuramente Luciana non la conta giusta. Questo è ciò che pensa sua suocera. Il punto è che questa affermazione della madre di Domenico non dovrebbe far arrabbiare solo Luciana, sicuramente Luciana si dovrebbe arrabbiare, ma Domenico, che di fatto di quel figlio è il padre, come fa a non arrabbiarsi? Come fa a non dire: mamma, ascolta,
Tappati la bocca perché altrimenti io ti giuro, ti mollo qui da sola e me ne vado. Me ne vado perché non stai offendendo solo mia moglie, ma stai offendendo anche me. E invece no, Domenico non è capace di affrontare sua madre, Domenico abbozza. Domenico sta zitto, abbassa la testa, prova solo a parlarle, le dice di smetterla di trattare male Luciana. Sua madre gli dice: certo, caro mio, figlio mio adorato, la situazione si stabilizza per un paio di giorni e poi torna tutto come prima. Io, perdonatemi, da una casa del genere sarei fuggita probabilmente entro mezzo mese? Forse già tanto. Ma intanto, insomma, gli anni passano e Luciana rimane incinta del suo secondo figlio, Massimiliano. Quando Massimiliano ha appena 8 mesi, Luciana rimane nuovamente incinta. Ed è qui che, a mio parere, succede qualcosa di davvero, davvero grave. Sono curiosa, ditemi voi come avreste reagito in una situazione del genere. Perché io ho provato ad immedesimarmi in Luciana e l'unica cosa che sono riuscita a provare è il panico più assoluto. Probabilmente io avrei reagito così. Panico! Ma che succede? Luciana è in giro per strada e incontra per caso l'avvocatessa che segue Domenico, la quale le chiede che problemi ci siano tra i due, in quanto una terza ragazza le ha chiesto se sarebbe stata lei a gestire la separazione tra i due. Luciana rimane gelata, è di nuovo incinta e per lei non ci sono problemi con Domenico. O meglio, sì, ci sono, ma sono comunque gestibili e in ogni caso loro due non hanno mai neanche accennato alla separazione. E a questo punto Luciana non può far altro che tornare a casa e aspettare che Domenico rientri così. Appena il marito ritorna a casa, Luciana non perde tempo e gli spiega la situazione imbarazzante che si è ritrovata a vivere quel pomeriggio. Poi, ovviamente, Luciana pretende spiegazioni e dice a Domenico: ma che è questa storia della separazione? Ma stiamo scherzando? Domenico, al posto di vergognarsi come un ladro, cosa che avrebbe dovuto fare fin dal primo momento, fin dall'inizio proprio, inizia a urlare come un pazzo, accusa sua moglie di essere una che dà retta alle dicerie che sente in giro. Le dice che è una stupida, che è un ignorante, che è un idiota. Luciana però insiste, guarda Domenico e gli dice: guarda che queste cose non me le ha riferite la prima scema che passava per strada. Oppure pensi che la tua avvocatessa sia una povera rincoglionita? Domenico a questo punto è messo alle strette, deve ammetterlo. È vero, ha una storia extraconiugale con una ragazza che lavora in banca. Ha dovuto dirle per forza che avrebbe chiesto il divorzio, altrimenti lei lo avrebbe lasciato. Di lì a poco Luciana chiede la separazione. Ah, purtroppo un aborto spontaneo e chiama suo padre che la va a prendere da Catanzaro e la riporta a Roma. Luciana sta a Roma per un periodo, però alla fine perdona sempre Domenico. E non solo per le sue scappatelle. Domenico quindi va ben presto di nuovo a Roma, si va a riprendere Luciana e Luciana ci ricasca, torna con Domenico. A questo punto però prende una decisione. Inizia a cercare una casa in affitto a Catanzaro Lido. E lei a casa con sua madre non ci torna più neanche morta. Domenico vuole cercare di ricucire il rapporto, quindi segue Luciana. Cercano quindi insieme questa casa in affitto a Catanzaro Lido. Questo vuol dire che finalmente si allontanano dalla casa di Santa Marinaro. Luciana in effetti vede la scelta di Domenico di allontanarsi da sua madre come un piccolo passo in avanti, finalmente. Purtroppo però dalla gioia di questo cambiamento è seguita tanta tristezza, in quanto Domenico per la prima volta diventa violento nei confronti di Luciana. Questa parola, violenza, è una parola che seguirà Luciana Cristallo per anni. Il primo episodio, a mio avviso, a tratti è ridicolo. A me sembra assurdo che Domenico abbia messo le mani addosso a sua moglie per la prima volta in una circostanza del genere. Però i fatti sono questi. Dovete sapere che i parenti di Luciana, i suoi genitori, hanno una casa per le vacanze a Montepaone Lido. È estate e la donna decide di fare una cosa normalissima. Decide di andare dai suoi genitori per farli stare un po' con i nipotini. Il punto è che Luciana e i suoi genitori non si sono sentiti prima. Quindi, per pura coincidenza o per sfiga, i genitori di Luciana da Montepaone Lido si dirigono a Catanzaro Lido, mentre Luciana da Catanzaro Lido si dirige a Montepaone Lido. Quindi Luciana arriva a casa dei suoi genitori senza trovare nessuno. I suoi genitori arrivano a casa di Luciana senza trovare Luciana. Quando Luciana quindi torna a casa sua, non riesce comunque a beccare i suoi genitori, se ne sono andati da pochi minuti. Quello che Luciana si trova davanti è un Domenico
furioso. Quando quindi Luciana rientra, spiega a Domenico che era andata per l'appunto dai suoi genitori senza trovarli in casa. Domenico però non crede a una sola parola di ciò che dice Luciana. È furioso, non crede affatto che sua moglie sia andata dai suoi genitori. Sua moglie è andata a trovare un altro, con presenti i bambini. In pratica Domenico è convinto, Luciana ha un amante. Quali sono le prove? Non ci sono prove. Però Domenico è il primo a tradire. E ahimè, gli uomini che tradiscono sono anche i primi che pensano, ma se lo faccio io, perché lei non lo potrebbe fare? Domenico quindi in questa situazione vede nero, non capisce più niente, è incazzato come una iena. Entra in casa, inizia a prendere a calci i mobili, a sfondare le porte, a prendere a calci le pareti, a prendere a pugni i mobili. Quando ha finito di sfogarsi rompendo tutta la casa, si gira verso Luciana e purtroppo fa del male anche a lei, perché le tira uno schiaffo a mano aperta, in piena faccia, la prende a calci, a pugni, la maltratta, la spintona, la tira per i capelli, la prende per il collo. La situazione è così tanto grave che in questo caso Luciana chiamerà i carabinieri per la prima volta. E non ho detto prima volta per caso, Luciana chiamerà i carabinieri infinite volte, andrà a fare infinite denunce. In questa circostanza arriva quindi un agente che bussa alla porta. E ad aprire è Domenico, che però non spalanca la porta, bensì la spalanca di circa una spanna e si mette lì davanti a parlare col poliziotto. Luciana è in fondo al corridoio con i bambini ed è terrorizzata solo all'idea di avvicinarsi a quella porta d'entrata. Ha paura di avvicinarsi a Domenico. Il poliziotto quindi chiede a Domenico se è tutto a posto, l'uomo minimizza, sostiene che quella sia una normale lite tra moglie e marito, insomma. Questa gente non si è certa delle condizioni di Luciana, non prova a chiederle se per lei invece va tutto bene, se è tutto a posto. Non accade nulla di tutto ciò, basta quella frase buttata lì da Domenico per far andare via la gente. Questo episodio ovviamente incide profondamente sul rapporto tra Luciana e Domenico, perché a questo punto la donna non solo chiede la separazione, ma torna a Roma. Da lì a neanche una settimana, Domenico di nuovo riprende a salire da Catanzaro a Roma per tentare nuovamente di guadagnare terreno. Quello che fa di nuovo cedere Luciana sono quelle parole che attendeva da così tanto tempo. Domenico decide di trasferirsi a Roma. Per Luciana quella è una grandissima prova d'amore, quindi vuole riprovarci. Il rapporto tra i due a Roma rinasce. Luciana e Domenico iniziano davvero a lavorare insieme perché un gruppo di amici propone loro di lavorare in collaborazione in un immobiliare. Le cose vanno bene, è un periodo felice per Luciana. Le sembra che il rapporto con suo marito non sia mai andato meglio di così. E infatti, nel giro di qualche anno, nasce Lorenzo, il terzo figlio della coppia. Luciana ammette che per la prima volta con Lorenzo ha sentito di vivere la sua gravidanza finalmente appieno. Non ci sono interferenze da parte di sua suocera, Domenico collabora con lei, l'aiuta, vanno a fare spesa assieme, cosa che a quanto pare non avevano mai fatto prima. Insomma, Domenico inizia a diventare anche un compagno, oltre ad essere un marito. Domenico a Roma lavora genericamente nell'ambito delle costruzioni. Il punto è che un cantiere vero e proprio, l'uomo non l'ha mai terminato. Ha delle difficoltà, ci mette buona volontà, ma poi si perde sempre. Intanto Domenico ha la possibilità di prendere in affitto un negozio a Roma, in via del Mascherino, in zona Vaticano. Il negozio è a ridosso di San Pietro ed è Luciana a gestire quel negozio di souvenir, che peraltro è anche abbastanza caro. Quindi Luciana nel suo negozio vende souvenir di Murano, di argento, di legno lavorato a mano, oltre all'oggettistica sacra che ovviamente non può mancare. Dopo questo periodo felice ecco che Domenico rincomincia ad essere irascibile, non riesce a inserirsi a Roma, o almeno non come a Catanzaro. Domenico è geloso in quanto Luciana col negozio sta andando molto molto bene. Lui invece, ahimè, non riesce a combinarne una giusta. Più Luciana va bene a livello lavorativo, più Domenico diventa aggressivo. È geloso di sua moglie, dei suoi risultati lavorativi. Risultati che lui, a dirla tutta, non ha mai avuto. Neanche a Catanzaro. L'indipendenza che si sta conquistando Luciana per lui non è fonte di orgoglio, ma fonte di minaccia. E Luciana lo capisce perché iniziano a litigare spesso proprio per questo motivo, il suo lavoro. Quindi, il successo lavorativo di Luciana fa arrabbiare Domenico.
Ed è in questo periodo che purtroppo nasce da un rapporto violento la quarta figlia della coppia, Susanna. Le sfuriate di Domenico quel tempo iniziano a farsi pressanti. Sembra sia assalito da una gelosia morbosa. È letteralmente ossessionato, ha paura che qualcuno possa portargli via Luciana. Ed è a questo punto che inizia a impedirle di uscire. Inizia a impedirle di vedere anche le sue amiche storiche. Come già vi ho preannunciato, inizialmente Domenico, quando si arrabbia, si concentra sulla casa, sugli oggetti. Si sfoga colpendo gli oggetti presenti in casa. Colpisce le pareti, i mobili, rompe spesso il tavolo del salotto, le sedie della cucina. Rompe qualsiasi cosa. Quando poi non ha più niente da distruggere in casa, se la prende con Luciana, la colpisce, la riempie di schiaffi e alla fine, puntualmente, la prende per il collo e stringe. Ormai la coppia ha quattro figli e, ahimè, spesso e volentieri assistono a queste scene. Giuseppe, il figlio più grande, talvolta cerca anche di mettersi in mezzo e di dividere i suoi genitori. Alla fine Luciana riesce sempre in qualche modo a uscire di casa, a scappare. La modalità non cambia mai. Luciana però sostiene che quelle prime volte vedeva della speranza, sembrava effettivamente che la situazione potesse migliorare. In quanto a seguito della sfuriata, Domenico si rendeva conto che aveva decisamente esagerato e quindi le chiedeva perdono, anche piangendo disperato. Quando la gelosia di Domenico raggiunge dei livelli di ossessività non calcolabili, iniziano ad accadere degli episodi davvero allarmanti. L'uomo spesso esce di casa. Magari non torna neanche per cena, quindi parte in macchina, se ne va. Poi però in piena notte rientra in casa a sorpresa e sveglia Luciana per controllare le camere. Crede che sua moglie abbia un amante, è ossessionato da quest'idea. Giuseppe tra tutti i fratelli è quello più grande, quello che più comprende la situazione. Ammette di aver visto più volte suo padre aggredire sua madre e stringerle le mani attorno al collo. Spesso distruggeva casa, sfondava porte e mobili. E inoltre Giuseppe spesso e volentieri, quando rientrava a casa, trovava già lì presenti i carabinieri, con la casa che puntualmente era mezza distrutta. A questo punto Luciana va a denunciare suo marito, ma lui la convince a ritirare queste denunce, perché l'uomo le ripete che sarebbero intervenuti gli assistenti sociali e di conseguenza avrebbero allontanato i bambini. Questa situazione convince Luciana sempre a ritirare le denunce, almeno in un primo momento, almeno fino al 2001. Luciana chiede la separazione. E Domenico non smette di appostarsi per seguirla. Un'amica di Luciana, Rita Biasi, racconta di aver visto con i suoi occhi l'aggressività di Domenico nei confronti di Luciana. In un'occasione, Rita e Luciana stanno camminando su Via Cola di Rienzo, in quanto Rita deve comprarsi una maglietta. Domenico chiama Luciana almeno 10 volte per capire in che punto esatto della via si trovi e soprattutto cosa stia facendo. All'undicesima telefonata, Luciana dice a Rita: ascolta, andiamo al negozio a comprare questa maglietta. Le due donne quindi si incamminano verso il negozio e appena Domenico vede Luciana, si dirige sicuro verso di lei per poi darle uno schiaffo fortissimo in mezzo alla gente. Luciana, a questo punto parecchio in imbarazzo, dice a Rita che purtroppo non può rimanere, si scusa e se ne va con Domenico. In un'altra occasione Luciana viene invitata da Rita al suo compleanno, quindi Luciana e Rita stanno tutti insieme a casa di alcuni amici di Rita e Domenico chiama Luciana in continuazione, a ripetizione proprio. Alla fine della serata, Rita e i suoi amici accompagnano Luciana sotto casa e appena la donna esce dalla macchina, Domenico inizia a strattonarla, a spingerla. Poi si gira verso la macchina, guarda Rita, la riconosce e quindi inizia a inveirle contro. Le urla che non deve più permettersi di frequentare sua moglie, tantomeno casa sua. Domenico però aggiunge un'altra chicca. Dice a Rita che non solo sa dove lavora, ma sa anche dove abita. Quindi, se solo avesse osato ancora uscire con Luciana, lui le avrebbe spezzato le gambe e l'avrebbe ammazzata di botte. Inutile dirlo, i rapporti tra Rita e Luciana si sfasciano totalmente. Le due donne non si possono più vedere. Ma soprattutto vorrei ricordare che in questo momento Luciana e Domenico sono già in fase di separazione. Stanno chiedendo il divorzio e lui si permette di fare delle cose del genere. Purtroppo Luciana non può andarsene di casa, quindi deve sottostare ai continui maltrattamenti di Domenico, che credetemi sono tanti. Per quanto siano tutti uguali, episodi così simili, ripetuti in modo così tanto cadenzato da diventare la normalità, non possono che creare innumerevoli problemi. I figli di Luciana sono cresciuti avendo come esempio una relazione assurda, fatta solo
e soltanto di violenza. E infatti i figli di Luciana, lo dice lei stessa, dal primo all'ultimo presentano dei problemi. Nonostante, vorrei sottolinearlo, Domenico a loro non ha mai torto un capello. L'unica ad essere sempre solo colpita è Luciana. Questo però non significa che quei ragazzi siano cresciuti bene, nel modo corretto, in modo sano. Insomma, hanno assistito a liti in cui più volte loro padre prendeva il collo loro madre fino a farle annebbiare la vista. Come già vi ho detto, Giuseppe, il primo figlio di Luciana e Domenico, cerca di mettersi in mezzo tra la coppia perché sa che Domenico non gli avrebbe fatto nulla di male. Quello a volte era uno dei modi che avevano per non far degenerare la situazione. Ovviamente in questo caso Domenico peggiora perché lui la separazione non la vuole proprio accettare, la rifiuta. Ecco spiegato il motivo per cui maltratta la moglie il doppio di prima. Insomma, Domenico non vuole essere lasciato. Ora, io davvero trovo difficoltà a capire. Alcuni ragionamenti e alcuni saltelli mentali mi sembrano sempre poco chiari. E questo chiaramente è uno di quelli. Nel 2001 il destino fa incontrare Luciana e Fabrizio Rubini, che di professione fa il commercialista. Luciana conosce Fabrizio perché si sta separando e quando l'avvocato che la segue scopre che Domenico ha in giro proprietà e beni, decidono di chiedere un parere esterno. È così che Luciana e Fabrizio si incontrano. Inizialmente ovviamente l'uomo si limita a dare a Luciana un parere professionale. Fino al 2002 il rapporto tra i due è normale, si sentono ogni tanto, si fanno gli auguri di Natale, di Pasqua, niente di più. Il 7 agosto del 2002 la relazione tra Luciana e Fabrizio ha inizio. La donna, ora, è ufficialmente divorziata. Ovviamente i due già si sentivano, però a questo punto Luciana scrive a Fabrizio e gli chiede un incontro. Ed è così che iniziano a frequentarsi alla luce del sole. Fabrizio, bisogna sottolinearlo, è da tempo separato da sua moglie. Che cosa succede in questo caso? Succede che Luciana si lega molto a Fabrizio e viceversa. I due cercano di vivere la loro relazione nel modo più trasparente possibile. Non si nascondono nulla, tanto che Fabrizio arriva a capire lo stato d'animo di Luciana solo guardandola in faccia. È inevitabile, tra Luciana e Fabrizio scoppia l'amore e Domenico scopre che Luciana ha ritrovato l'amore proprio perché è lei stessa a dirglielo. Le conseguenze purtroppo sono terribili e avvengono solo episodi violenti e uno di questi avviene più precisamente il 25 agosto del 2003. In questo periodo Luciana lavora in un magazzino in via Aurelia, a Roma. Domenico quindi va da Luciana sul posto di lavoro con Lorenzo, uno dei loro figli, entra nel magazzino in cui lavora Luciana e le dice che non si deve permettere di far frequentare i suoi figli ad altre persone. Luciana, conoscendo il soggetto, indietreggia, esce dal magazzino, va verso il parcheggio ed è lì che i due iniziano a litigare pesantemente quando, come da copione, Luciana tenta di fuggire, entra nella sua macchina ma non fa in tempo a chiudere le portiere. Domenico quindi riesce ad afferrare Luciana, la tira di peso fuori dalla macchina, la strattona, le tira i capelli e poi la prende per la gola. In tutto questo, Lorenzo, il figlio di Luciana e Domenico, è lì presente e assiste a tutta la scena. Alla fine Luciana riesce a recuperare Lorenzo, si mette in macchina, mette le sicure, mette in moto e scappa. Non contento, Domenico la insegue, inizia a inseguirla con la sua automobile. Luciana guida velocissima e arriva alla questura di Ponte Milvio, si ferma di colpo, esce dalla macchina e scappa in questura. Gli agenti notano il suo arrivo, quindi bloccano Domenico, che nonostante sia di fronte ad una questura, continua a inseguire Luciana, manco fosse l'ultimo obiettivo della sua vita. Neanche si rende conto di dove si sia fermato con la macchina. Gli ispettori di Ponte Milvio conoscono Luciana perché la donna si è sempre recata lì per fare le sue denunce. Purtroppo però non possono fare niente sul piano pratico, la legge sullo stalking ancora non è presente. Di conseguenza le autorità le consigliano di andare a farsi refertare, in quanto Luciana ha addirittura il naso fratturato, e poi di allontanarsi il prima possibile. Luciana non può far altro se non scappare, allontanarsi, andare via. A seguito di questa aggressione, l'11 settembre del 2003, il giudice dispone per Domenico l'allontanamento dalla casa familiare. Qui ecco che si palesa un altro problema. Nonostante Luciana e Domenico siano separati, continuano a vivere sotto lo stesso tetto, o almeno Domenico fa dei periodi in cui sta in albergo e dei periodi in cui torna a casa. L'uomo dice che torna in quella casa per vedere i suoi figli e di base Luciana non ci vede nulla di male in questo. Ma basta poco ed ecco che Domenico, che come avrete capito è un uomo possessivo, ossessivo, pieno di rabbia e rancori,
Continua a controllare Luciana in ogni sua mossa. Inoltre Domenico non se ne va definitivamente da quella casa, non solo per i figli, ma perché lui quel fallimento non lo accetta. Non accetta la separazione tanto che non ha detto a nessuno di essersi separato da sua moglie. Tutti sono ancora convinti che Domenico stia con Luciana. Se la situazione per Domenico è questa, come potrebbe mai accettare una frequentazione tra Luciana e Fabrizio? E infatti non lo accetta. Mai. Fabrizio il 22 dicembre viene aggredito sotto il suo studio da due ragazzi. Lo braccano in due, gli mettono una busta davanti alla faccia e lo colpiscono per due volte in faccia, rompendogli anche il setto nasale. Poi, ovviamente, si danno alla fuga. All'interno della busta, Fabrizio trova delle minacce esplicite su dei fogli A4 con le varie lettere ritagliate dai giornali, esattamente come nei film. L'uomo ovviamente denuncia la situazione, ma ahimè la storia non si conclude qui. Fabrizio subisce diversi furti anomali. E con anomali intendo che un giorno si è ritrovato l'ufficio non svuotato, ma devastato. I ladri pare si siano accaniti su tutti i dispositivi elettronici. Hanno rubato qualcosa in effetti, ma avrebbero guadagnato di più rubando quello che hanno rotto. Mentre queste persecuzioni continuano, Fabrizio e Luciana decidono di fare una mossa. Prendono due telefoni e due sim nuove, intestate però a terzi. La domanda che sorge è: perché mai? Ebbene, la stessa Luciana a spiegare la situazione. A quanto pare, Domenico ha parecchie amicizie in dei centri Vodafone o in dei centri TIM. Infatti, ogni volta che Luciana cambia numero, Domenico riesce sempre in qualche modo a rintracciarla. Questa volta Luciana chiede ad una sua amica di comprarle la SIM, proprio per non destare alcun genere di sospetto in Domenico. Con quel telefono e con quelle SIM, sia Fabrizio che Luciana si sentono tra di loro. Ma non solo. Fabrizio sente anche i suoi familiari, la sua ex moglie, sua figlia. A processo per l'accusa, Luciana e Fabrizio hanno fatto attivare queste due utenze separate per concordare su... su che cosa? Beh, sul delitto di Domenico Bruno. È chiaro, no? Volevano farlo fuori e hanno premeditato l'omicidio. La tesi del pubblico ministero però a processo si rivela infondata, in quanto sono state fatte delle perizie sul traffico telefonico dei cellulari degli imputati. Ed è emerso, oltre ogni dubbio, che due cellulari non sono stati acquistati e attivati per essere usati esclusivamente la notte del delitto. Prima di tutto i tempi di attivazione dei cellulari sono diversi. Non sono contemporanei. Infatti quello di Fabrizio viene attivato un mese prima rispetto a quello di Luciana. Inoltre Fabrizio, ripeto, ha fatto un uso considerevole di quel cellulare, facendo chiamate e ricevendo chiamate dai suoi clienti, dalla sua famiglia, da sua moglie. Stessa cosa vale per Luciana Cristallo, che quel telefono l'ha utilizzato anche per chiamare la governante, i suoi figli, i suoi parenti, i suoi genitori. In un'occasione sul cellulare di Luciana arriva un SMS e Domenico è lì presente e pretende di leggerlo. Luciano ovviamente gli dice categoricamente no, puoi scordartelo, ed è lì che scoppia un pandemonio. Come al solito Domenico sfascia qualsiasi cosa gli si trovi sotto tiro in casa. E in questo caso sul posto arrivano anche i carabinieri e due ambulanze. Per placare Domenico ci vogliono 8 persone per bloccarlo e atterrarlo. Gli danno un sedativo, ma anche in questo caso non possono far niente. Quindi se ne vanno e lasciano lì Domenico. In casa. Nell'autunno del 2003 avviene un provvedimento di sfratto, quindi i due finalmente si separano e vanno in case diverse. Domenico si trasferisce in una villetta a 2 piani, mentre Luciana si trasferisce in un monolocale di 30 metri quadri, mansardato. Luciana lo ammette, quella casa è molto piccola, ma per lei rappresenta il primo soffio di libertà. Però vivere in case separate purtroppo non migliora troppo la situazione. E Domenico, che ovviamente ha il permesso di vedere i figli, inizia letteralmente ad usarli per chiedere loro cosa faccia mamma, chi veda, perché veda quella gente, con chi esce, chi frequenta. Sulla base delle denunce presentate sia da Luciana Cristallo che da Fabrizio Rubini, la procura richiede per Domenico il rinvio a giudizio. L'interrogatorio col pubblico ministero a Domenico viene fissato il 27 gennaio del 2004. L'imputazione è parecchio pesante e ora ve la leggo. Domenico Bruno è imputato perché, essendo separato da Luciana Cristallo, la maltrattava, in particolare minacciandola ripetutamente sia di persona che per telefono, anche di morte, ingiuriandola ripetutamente, mutilandola in luogo pubblico mediante pedinamento e in più occasioni mediante strattonamenti e prese per il collo, le recava lesioni personali da cui scaturivano malattie. Il 27 gennaio del 2004 è il giorno fatale
e non per l'interrogatorio tra Domenico e il pubblico ministero. Nella nostra storia a questo punto sorge un interrogativo. Infatti ormai Luciana evita per quanto possibile qualsiasi contatto col suo ormai ex marito. Ma quel 27 gennaio succede qualcosa di diverso. È Luciana ad invitare a casa sua a cena il suo ex marito Domenico. Ma perché? Prima di tutto Luciana spiega che non era a conoscenza di tutti i provvedimenti a suo carico. Non sa che Domenico non avrebbe potuto avvicinarsi a casa sua né ai luoghi che è solita frequentare. Ma a prescindere da ciò, Luciana ha una paura maledetta di Domenico. Quindi perché quell'invito a cena? Perché non andare a cena sì, ma in mezzo alla gente? In modo anche da avere una sorta di protezione. Essendo in un luogo pubblico, Domenico non avrebbe potuto fare i suoi soliti casini. E se l'avesse fatto, l'avrebbero preso per la collottola e cacciato dal ristorante. Quindi, qual è la verità? Cosa succede realmente? Perché Luciana fa questa scelta? Dovete sapere che nei giorni precedenti al 27 gennaio, Luciana si reca presso una sua vecchia abitazione per recuperare della posta. La portiera, appena la vede, la rincorre, la ferma e le dice che qualcuno ha chiamato a casa sua, quindi a casa della portiera, per cercarla. Qualcuno quindi ha chiesto tramite questa chiamata se Luciana abitasse ancora lì, facendo riferimento ad un'assicurazione sulla vita scaduta. Luciana a questo punto inizia a preoccuparsi perché lei non ha mai stipulato nessuna assicurazione sulla vita. Il 26 gennaio viene chiamato l'amministratore condominiale della casa in cui abitava precedentemente Luciana. L'amministratore descrive la voce al telefono come una voce femminile, che di nuovo chiede di Luciana e fa riferimento ad una polizza vita scaduta. La sera del 26 gennaio, un inquilino del palazzo, in cui abita anche Luciana, suona alla sua porta e dice che ha ricevuto una chiamata da una persona che la cercava per una polizza vita scaduta. Luciana a questo punto inizia ad allarmarsi, sul serio, perché capisce che quelle chiamate sono riferite a lei e ai suoi figli. Arriva la mattina del 27 gennaio, Luciana trova Domenico davanti a scuola. Gli racconta quindi delle strane telefonate che puntualmente tra l'altro arrivano in posti assurdi e non alle sue utenze. E anche Domenico in questo caso si allarma. Entrambi però sono consapevoli, sanno di non poter parlare di questa cosa in pubblico, per strada o in un ristorante. Ecco perché Luciana invita Domenico a cena. Vuole parlare del futuro dei suoi figli. Vuole sapere cosa sia quella polizza vita scaduta. Vuole capire se i suoi figli sono in pericolo. Ecco perché invita Domenico a cena, pensando peraltro stupidamente di poter gestire la situazione. Così Domenico si presenta a casa di Luciana martedì 27 gennaio 2004. Alle 21:30 di sera. Entra in casa, mentre Luciana finisce di preparare la cena, lui fa un giro nel monolocale, dicendo che quella è la tipica casa da single. Insomma, inizialmente la situazione è tranquilla. I due quindi si mettono a tavola e iniziano immediatamente a parlare di quelle strane telefonate, ma soprattutto parlano dei contatti che questa assicurazione ha preso. Perché Luciana non viene mai contattata direttamente? Prima viene contattata la portiera di una sua vecchia casa, poi è il turno di un amministratore condominiale di un'altra sua vecchia casa e poi, infine, c'è l'inquilino che abita nel suo stesso palazzo. Qui c'è davvero qualcosa che non va. Domenico, quando sente questa situazione, si dimostra anche lui stupito, meravigliato. Usa quindi il telefono di Luciana e chiama il 4040, il numero della team atto a rintracciare dei numeri telefonici, che oggi non è più attivo. Domenico riesce a capire che il numero che continua a chiamare per l'assicurazione sulla vita scaduta è il numero di un centralino. Intanto Luciana si dimostra molto, molto preoccupata dinanzi al suo ex marito. Più volte gli chiede cosa sia successo, cosa abbia fatto, cosa abbia combinato. È in questo momento che Domenico inizia ad arrabbiarsi e dice testuali parole: male che vada, metteremo delle guardie del corpo ai ragazzi. Luciana a questo punto va in panico, letteralmente in panico. Guarda suo marito sicura e gli dice testuali parole: è assurdo che tu abbia avuto il coraggio di mettere in mezzo i nostri figli nei tuoi casini. Come puoi accettare di averli messi in pericolo? È qui che la situazione si ribalta completamente, perché Domenico le risponde: invece di pensare a ciò che sto facendo io, pensa a ciò che stai facendo tu. L'uomo ovviamente si riferisce alle tante denunce che Luciana ha fatto e che non ha più ritirato. In qualche modo quindi Domenico, anche in questa circostanza, cerca di riversare la colpa su Luciana. Lui non ha fatto niente. E certo, perché è colpa di Luciana se Domenico è ossessionato a livelli maniacali. È colpa certo di Luciana se per rendere definitiva la separazione ha dovuto aspettare 2 anni. 2! E non per la burocrazia, ma perché il signor Domenico
Non ne voleva sapere di separarsi. Domenico quindi dice a Luciana: con le denunce che mi hai fatto mi stai rovinando. Poi le dà uno schiaffo così forte che le fa perdere l'equilibrio e la fa cadere a terra. La donna si alza e la prima cosa che fa è tentare di fuggire verso la porta di casa. Sa che se esce di casa è salva, perché è già capitato altre volte. Domenico però la afferra violentemente, la prende per i capelli, la strattona. E a Luciana a questo punto non resta che tentare di difendersi. Insieme urtano il tavolo, i mobili, le sedie. Domenico come al solito le mette le mani alla gola e inizia a stringere forte. La donna con una mano cerca di allentare la presa, con l'altra cerca un appiglio, qualcosa, qualsiasi cosa da dare in testa a Domenico per farlo smettere. Luciana cerca qualsiasi cosa per salvarsi la vita, perché a questo punto inizia ad annebbiarsi la vista seriamente. Sta per perdere conoscenza. Sente che quella è la volta buona. Fino a quando, con una mano, riesce ad afferrare un coltellino seramanico che sta sul tavolo. Domenico inciampa e sbatte la testa contro il soffitto, in quanto Luciana viveva in un monolocale mansardato. Quindi cade a terra e si porta dietro Luciana, che si ritrova a cavalcioni sopra di lui. Quindi la situazione è questa: Domenico è a terra, Luciana cade su di lui a cavalcioni. Domenico però non molla la presa, continua a tenerla per il collo. Luciana quindi, a quel punto, inizia a colpirlo con quel coltellino a serramanico. Luciana colpisce Domenico 12 volte, con la vista appannata e il panico che le scorre nelle vene. Luciana non riesce assolutamente a capire con lucidità cosa stia succedendo. Sa solo che non vuole più vedere Domenico in piedi, non vuole più che si rialzi, vuole che la smetta di farle male. Luciana successivamente dice chiaramente che Domenico non le ha mai stretto le mani al collo così forte e così a lungo come quella sera. C'è però un'ennesima domanda. Quel coltellino a serramanico, da dove è spuntato fuori? È normale per una donna tenere un coltellino a serramanico aperto sul tavolo della cucina? Luciana spiega che quel coltello in realtà era della madre di Domenico. Lo usava per raccogliere i fiori freschi da portare al cimitero da suo marito ormai deceduto. Luciana non è da molto che si è stabilita in questo appartamento mansardato. Sta ancora quindi disfando gli scatoloni e in uno di questi trova questo coltellino di cui neanche si ricordava l'esistenza. Si chiede anche come possa essere finito tra le sue cose. Luciana a questo punto rovescia il contenuto dello scatolone sul tavolo. Trova il coltello, lo prende in mano, lo apre, lo guarda. Fa per sistemare il contenuto dello scatolone, ma sono le 9:30 e Domenico suona alla porta. Quindi Luciana ammucchia tutto in un angolino sul tavolo della cucina e chiaramente va ad aprire a Domenico. Ecco spiegato il motivo per cui quel coltellino si trovava lì. La cosa infatti a processo sostiene che quel coltellino a serramanico Luciana l'abbia preparato, aperto su quel tavolo proprio col fine di colpire suo marito. Luciana risponde che se avesse voluto colpire a morte il marito in maniera razionale, sarebbe bastato utilizzare uno dei coltelli che ad esempio erano sul tavolo durante la cena. Insomma, pare strano che per premeditare un omicidio una persona scelga un coltellino a serramanico piuttosto che un coltello da cucina. Qui, a questo punto, arriva l'errore di Luciana, perché se fosse stata lucida e presente a se stessa, avrebbe potuto chiamare la polizia e spiegare la situazione, o lui o me. La verità però è che dal suo punto di vista le forze dell'ordine non l'hanno mai tutelata, non le sono mai state vicine, non l'hanno mai aiutata. Quindi Luciana decide di chiamare Fabrizio Rubini, l'uomo che sta frequentando. Fabrizio sostiene che appena risponde alla chiamata di Luciana, sente la donna che dall'altro capo del telefono dice: oddio, che cosa ho fatto, ma che cosa ho fatto, oh mio Dio! Nonostante Fabrizio senta Luciana in panico, non si dirige direttamente a casa sua, perché teme che quella sia una trappola per lui. Ha molta paura che Luciana sia tenuta sotto minaccia da Domenico. Ha molta paura di dirigersi a casa di Luciana. Ecco perché non si precipita lì immediatamente. Quando Fabrizio si presenta sotto casa di Luciana, è quest'ultima a scendere da casa. È sporca di sangue, sotto shock, e spiega in qualche modo a Fabrizio cosa sia accaduto. Ma Fabrizio, sempre più terrorizzato, risale sulla sua macchina, una Smart, e se ne va. Ma perché quindi Fabrizio si allontana, se ne va? Ebbene, Fabrizio a processo spiega questa situazione in modo chiaro e limpido. L'uomo sostiene che in quel momento gli sia letteralmente capottato il mondo, e non stento a crederlo. Ha dovuto chiaramente dividere le sue emozioni, in qualche modo renderle razionali, sia per la donna che ama, Luciana, ma anche per sua figlia. Fabrizio in quel momento sente la necessità di allontanarsi e di pensare, gli manca il fiato, gli manca la terra sotto i piedi, ha bisogno di ragionare, di riflettere. Così Luciana, ancora sotto shock,
sale in casa, si mette in un angolino, si siede e ricomincia a chiamare Fabrizio per chiedergli aiuto. È chiaro che Luciana non si rende conto della gravità della situazione, ma soprattutto non si rende conto della richiesta che sta facendo Fabrizio, che è occultamento di cadavere, a dirla tutta. Comunque, Fabrizio torna in qualche modo indietro dopo 2 ore. Perché? Perché Luciana minaccia il suicidio. Questa circostanza convince l'uomo a tornare indietro. Quindi Fabrizio torna a casa di Luciana circa 2 ore dopo e, entrando in quella casa, si ritrova il finimondo. La casa è totalmente sottosopra. Domenico è accasciato a terra, immerso nel sangue. Fabrizio a quel punto si guarda intorno. Non sa cosa fare. E la prima cosa che gli viene in mente è pulire. Quindi inizia a pulire. Prima di tutto pulisce tutto il sangue che si trova attorno al corpo di Domenico, poi inizia ad afferrare oggetti, a pulire anche quelli a caso, senza una logica precisa. Successivamente cerca anche di rimettere insieme le sedie della cucina, il tavolo in qualche modo. Ed è così che Luciana, poco dopo, inizia a imitarlo, fa le sue stesse mosse come un automa. Lo stesso Fabrizio, durante il processo, descrive in quel momento una Luciana catatonica, che non risponde agli stimoli, che non lo ascolta, che non gli risponde, che non gli dà retta. È rannicchiata in un angolo a piangere e da lì non si schioda. Inizia a riacquisire un minimo di lucidità per l'appunto quando Fabrizio inizia a pulire casa e lei inizia a imitarlo, perché a questo punto c'è la necessità di togliere il corpo di Domenico da lì, in quanto Luciana sa che prima o poi i suoi figli sarebbero rincasati e ovviamente non avrebbero mai dovuto trovare il corpo di loro padre senza vita in mezzo al salotto. Ecco che arriva un'altra priorità, portare via il corpo di Domenico da casa di Luciana. Fabrizio a questo punto si ricorda di avere in macchina un tappeto che la sua ex moglie gli aveva regalato. Così lo va a prendere. Luciana e Fabrizio avvolgono il corpo di Domenico in quel tappeto, per poi trascinarlo giù dalle scale a chiocciola. Sono le 4 del mattino e di certo non fanno poco rumore. Infatti vengono sentite da tutti quanti i vicini. Comunque, Luciana e Fabrizio infilano il corpo di Domenico nella sua macchina, ossia una Mercedes. Fabrizio si mette alla guida della sua Smart e dice a Luciana di seguirlo con la Mercedes. A questo punto però Fabrizio non ha idea di dove diamine andare. Non sa che fare, quindi in un primo momento gira a vuoto in cerca di un posto adeguato. Fabrizio, seguito da Luciana, alla fine decide di dirigersi verso Ostia Antica, imboccando una stradina sterrata che sfocia sul Tevere. È lì che la coppia si disfa del corpo di Domenico, facendolo rotolare lungo una sponda fino a farlo finire nel fiume. Tornata a casa per Luciana inizia un nuovo incubo. È convinta di vedere sangue ovunque, pulisce sul pulito. Ma soprattutto, Luciana per mesi ha la sensazione che Domenico sia ancora lì, sia ancora presente. A questo punto la donna deve anche dire qualcosa ai suoi figli, perché loro padre è svanito nel nulla. Inizialmente Luciana dice semplicemente che loro padre se n'è andato. Dopo 3 giorni però è proprio Giuseppe, il primogenito, a sporgere denuncia per la scomparsa di suo padre, Domenico Bruno. Luciana di conseguenza viene convocata dai carabinieri e dice che è vero. Domenico, il 27 gennaio, di sera, è stato proprio da lei. Questo in effetti è un indizio importante, però Luciana prova a spostare l'attenzione delle autorità sul vissuto di Domenico, che di certo non ha avuto rapporti con soggetti amichevoli, diciamolo. Quindi Luciana orienta le indagini verso qualcuno che potrebbe aver ucciso Domenico per vendetta. Forse ha fatto qualcosa di male, forse ha pestato i piedi alla persona sbagliata. Nel frattempo Luciana e Fabrizio hanno chiaramente paura che il mare restituisca il corpo di Domenico. Entrambi sono consapevoli che quel momento prima o poi sarebbe arrivato. È il 27 febbraio del 2004 quando il mare di Ostia restituisce il corpo di un uomo. Dalla foce del Tevere le onde lo hanno spinto fin lì, in prossimità dello stabilimento Faber Beach. Come già vi ho detto all'inizio del video, quando gli inquirenti raggiungono la scena del ritrovamento, si rendono conto immediatamente che quell'uomo non è morto annegato. Ha 12 ferite di arma da taglio, inflitte tutte quante con un coltello monolama. Sono sullo zigomo, sulla testa, sul dorso, all'altezza dei polmoni. E infine c'è quel colpo mortale, quello inflitto dritto al cuore di quell'uomo, ormai senza vita. A seguito del ritrovamento e del riconoscimento del corpo, si indaga per omicidio. Chi ha fatto fuori Domenico Bruno? Nel mirino degli inquirenti c'è immediatamente Luciana. Prima di tutto perché sanno che la sera del 27 gennaio Domenico era stato a cena a casa sua. C'è da dire però che nel frattempo la vita di Luciana prosegue e migliora. È finalmente libera, tanto che a novembre va a vivere con Fabrizio, portandosi dietro tutti e 4 i figli.
e Fabrizio accoglie tutti quanti a braccia aperte. Gli inquirenti sanno che tra Luciano e Domenico c'era un rapporto, ma a dir poco burrascoso, violento. C'è da dire però che Luciana viene convocata più di un mese dopo dal ritrovamento del corpo di Domenico. Gli inquirenti sanno che Domenico e Luciana hanno avuto una cena prima che l'uomo sparisse, quindi le chiedono semplicemente come siano andati i fatti. E Luciana le dice la verità, fino a un certo punto però. Non dice di aver colpito il suo ex marito, neanche per legittima difesa. Bensì sostiene che, dopo la cena, il suo ex marito se ne sia andato con le sue gambe da casa sua. Nel frattempo i carabinieri intercettano una chiamata tra Fabrizio e Luciana. E durante una telefonata c'è una frase che fa alzare le antennine a tutti. Perché Luciana dice chiaramente a Fabrizio: siamo stati bravi. Il punto è che quella frase è stata estrapolata da un discorso ben più lungo e decontestualizzata per far passare Luciana come una fredda assassina calcolatrice. Il punto è che questa frase si riferisce a tutt'altra situazione. Luciana dice a Fabrizio che sono stati bravi a occuparsi dei figli, creando intorno a loro un clima di unione familiare, di felicità, di rispetto, di condivisione, ma soprattutto di serenità. Ad aggiungere ulteriori sospetti ci sono anche i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Domenico Bruno. Nel suo corpo vengono trovati dei residui di carne ingerita dall'uomo poco prima di venire a mancare. E Luciana ha detto chiaramente cosa ha cucinato al suo ex marito quando è andato da lei a cena. Gli ha cucinato un piatto di pasta per primo e della carne una bistecca come secondo. In realtà la vera svolta nelle indagini si ha quando gli inquirenti scoprono le due schede telefoniche e i cellulari che al processo vengono definiti segreti, ma in realtà erano segreti solo per Domenico. Come già vi ho detto, Luciano e Fabrizio quelle schede le hanno usate per fare tante chiamate a persone diverse. Qui però c'è un'altra evidenza, perché quei cellulari sono stati usati incessantemente la notte del 27 gennaio. È in questo momento che Luciana Cristallo e Fabrizio Rubini vengono formalmente indagati come responsabili dell'omicidio di Domenico Bruno. A questo punto Luciana e Fabrizio vengono interrogati da un pubblico ministero e continuano entrambi a raccontare la stessa versione dei fatti. Domenico semplicemente è andato via da casa dopo aver cenato con Luciana, punto, non è successo nient'altro. E il punto è che il pubblico ministero non crede alla versione dei fatti di nessuno dei due. Ed è così che il giorno seguente al loro interrogatorio, il 5 aprile del 2005, Luciana e Fabrizio vengono arrestati. Luciana viene mandata a Rebibbia, mentre Fabrizio e Regina Coeli. Il giorno dopo l'arresto, Luciana decide di confessare. Racconta tutto, racconta la sua storia dall'inizio fino alla fine, fino alla sua drammatica fine. In un'assurda coincidenza, Fabrizio a Regina Coeli decide di fare la stessa cosa. Confessa, e confessa allo stesso modo. Le due confessioni quindi si dimostrano prive di contrasti e di contraddizioni. Sono completamente sovrapponibili e tutto ciò è possibile solo se chi parla dice la verità. Luciano e Fabrizio quindi vengono arrestati il 6 aprile del 2005 e restano in carcere per 9 mesi. Nel 2008 provano a rimettere insieme i cocci del loro rapporto, ma si rendono conto che dopo tutto quel tempo entrambi sono cambiati profondamente, sono due persone totalmente diverse. È così che la loro storia si conclude. Il processo in corte d'assise comincia l'11 gennaio del 2009. Si susseguono 39 udienze. Il processo a carico di Luciana e Fabrizio dura per 3 anni e mezzo. Il pubblico ministero chiede la pena dell'ergastolo. Non è facile, a mio parere, per i giudici decidere del destino di una donna come Luciana Cristallo. Una donna che dopo anni di minacce, violenze, soprusi, denunce ha dovuto ammazzare per non essere uccisa. Il 23 ottobre del 2012 la terza corte d'assise del Tribunale di Roma pronuncia la sentenza. Fabrizio Rubino viene assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Luciana Cristallo viene assolta dal medesimo reato perché è non punibile per aver agito in condizioni di legittima difesa. La pubblica accusa dalla parte civile si è appellata contro la sentenza di assoluzione. Nonostante ciò, nel 2014 Luciana Cristallo viene assolta anche in appello. Questa è una storia che mi ha colpita. I casi in cui la vittima si trasforma in carnefice in qualche modo mi hanno sempre attratta particolarmente. Ma in questo caso la vittima è dovuta diventare la carnefice o sarebbe stata lei stessa una vittima? Avrebbe perso la vita. Ciò che Luciana ricorda con rammarico è la frase che suo figlio Giuseppe, il suo primo figlio, gli ha detto durante il processo. Giuseppe ha detto a Luciana: sai mamma, sono sempre stato convinto che saresti morta tu, non papà. Che dire, a me questa frase mette i brividi.
Detto questo, ragazzi e ragazze, io ho finito di parlare di questo caso. Fatemi sapere se conoscevate questo caso con un commento qui sotto, ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate. Sono molto curiosa della vostra opinione. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.